Queens e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere tutto quello che ho preso e che mi è stato dato a Luca Comics, perché sì, se non lo sapete, quest'anno sono andata a Luca Comics, ho realizzato il sogno di una vita, ossia andare a Lucca, ma ho realizzato anche il sogno che avevo da quando praticamente è stato annunciato il gioco, ossia provare in anteprima Kingdom Hearts 3, e quindi vi farò anche vedere i gadget e magari vi racconterò velocemente l'esperienza che ho provato, insomma, giocando al gioco. La luce che sfarfalla mi accompagnerà per tutto il resto della mia vita, a quanto pare, perché non lo so che problemi ha questo faretto. Ad ogni modo direi di iniziare subito. Le prime due cose che vi mostro sono gli omaggi che ho ricevuto nel giocare appunto a Kingdom Hearts 3, e ci è stato dato questo passaporto che, vabbè, all'interno ha questa foto di Sora, e poi dentro appunto ci sono i vari mondi che sono stati annunciati. Infatti ci timbravano ogni mondo, già che era un percorso, quindi tutti quanti noi abbiamo visitato i vari mondi, tra cui c'è stato l'ultimo, che era quello di Toy Story, dove ci hanno fatto fare la foto con il Keyblade in mano ed è stato bellissimo, bellissimo. Ho realizzato il sogno di prendere il Keyblade tra le mani e farmi una foto, benissimo. Oltre questo ci hanno dato anche questo laccetto, insomma, di Kingdom Hearts 3, targato Luca Comics 2018, dove ci sono appunto tutti i personaggi, o comunque alcuni che appunto sono stati annunciati dei vari mondi, e poi abbiamo i nostri eroi Sora, Paperino, Pippo e compagnia bella. Inoltre ci hanno fatto provare anche il gelato al sale marino, che chi conosce il gioco sa di che cosa sto parlando, ed era decisamente buono perché sapeva di vaniglia, o comunque sapeva di caramella in un certo senso, non saprei descrivervelo, e infatti mi sono conservata lo stecchetto anche se dentro non c'era scritto winner, ahimè. Dopo poi abbiamo provato il gioco, sono stati all'incirca 10 minuti di demo e mi sono piaciuti tantissimo. Il gioco è decisamente fluido, molto vivace, molto divertente. Mi sono piaciute le nuove abilità che Sora può utilizzare, quindi non mi dilungo troppo perché questo video non è incentrato su Kingdom Hearts 3, ma credetemi che mi sono emozionata dall'inizio del percorso, da quando abbiamo iniziato a fare la fila fino alla fine, perché è stato veramente un sogno per me, che amo tantissimo questa saga e che appunto la seguo da una vita, quindi troppo contenta. Proseguiamo. Dopo aver provato il gioco ci siamo recati dove c'era, insomma, la Bao, la Manga Senpai, insomma un mega capannone con un sacco di cose fighissime all'interno, e ho incontrato Luigi, sicuramente lo conoscerete perché seguirete magari il blog di Everpop, oppure perché appunto avete sentito la mia recensione su Everland. Infatti Luigi è stato così gentile da regalarmi una copia, una copertina fighissima, perché non solo c'è questo lato qui, ma anche il sottocoperta, che è bellissimo, e tra l'altro l'ha disegnato proprio Luigi. Totalmente innamorata, bellissimo, bellissimo. Scusate il casino di là, ma quando registro io si scatena la terza guerra mondiale. E poi c'è anche una piccola dedica con la firma, quindi sono un sacco contenta per questo, e ringrazio davvero di cuore Luigi per questo regalo. Proseguendo, Luigi poi mi ha fatto dono di ben 3 manga. Molti di voi ne conoscono uno in particolare, infatti mi avete contattato su Instagram chiedendomi com'era, eravate curiositi, e quindi il primo che vi mostro è Whisper Spring Blue di Manga Senpai. È un boys love, quindi una sorta di yaoi, molto leggero, molto delicato. La copertina mi ha subito colpita perché è bellissima, e anche i disegni sono troppo carini, ma ve ne parlerò appunto meglio in una recensione. Dopodiché mi ha regalato Nel linguaggio dei fiori di Martina Mura, quindi è un fumetto manga disegnato e scritto da un'autrice italiana, e quindi questa cosa a me piace tantissimo perché sono molto proud degli autori italiani. Questo qui costa 6,90, mentre Whispering Blue lo stesso costa 6,90. L'ultimo è questo manga chiamato Dirty Waters di Luminiemi, che è questo qui. Questo per esempio non l'avevo mai sentito nominare, mi dà molto le vibes, non lo so, cupe,
molto dark. Sembra una figata, non vedo l'ora di leggerlo. Questo qui costa un pochettino di più, infatti sta 7,90€ ed è il primo di 4. Quindi grazie Manga Senpai, perché io amo, lo sapete, i manga, e conoscerne di nuovi mi rende una persona molto felice. Ora viene il pezzo grosso, perché è stato un acquisto che abbiamo fatto tutte praticamente. Appena abbiamo visto la foto su Instagram della Bao abbiamo detto: raga, corsa alla Bao, perché dobbiamo assolutamente comprare questo fumetto. E sto parlando dell'edizione limitata di Tosca dei Boschi di Teresa Radice e Stefano Turconi, che costa 20€, però, oh mio Dio, cioè ragazzi, io mi sono innamorata della copertina, è bellissima, non so se si vede, però le foglie sono metallizzate e all'interno è così. Dai, bellissimo. E anche i disegni sono spettacolari, non vedo l'ora di iniziarlo. Io di Teresa Radice e Stefano Turconi ho letto Non stancarti di andare e mi era piaciuto tantissimo sia lo stile di disegno sia la storia, quindi questo proprio a occhi chiusi ho detto ok, lo prendo, non importa. Però la Bao è stata gentilissima, perché dopo questo mio acquisto mi ha regalato un sacco di graphic novel che adesso vi faccio vedere, perché troppo belle, raga, troppo belle. La prima che avevo visto non solo sul canale di Gabriella ma anche in libreria è Papaya Salad di Elisa Macellari, che mi sembra mi sono fatta anche autografare. Sì, infatti, eccola qui, mi ha fatto il disegno e mi ha fatto l'autografo. Gabriella mi aveva detto che era veramente spettacolare, stupenda, e niente, la Bao me l'ha data, quindi grazie, grazie infinite, non vedo l'ora di leggerla e ovviamente di parlarvene qui sul canale. Dopodiché Chiara della Bao è stata talmente gentile da regalarmi il primo e il secondo di Vivi e Vegeta di Francesco Savino e Stefano Simeone. I disegni sono molto molto particolari, io non vedo l'ora di leggerlo, perché da quello che mi ha detto Chiara si prospetta una storia molto bella. Figata, questa cosa non l'avevo vista, bellissimo, bellissimo, non vedo l'ora, non vedo assolutamente l'ora. Tra l'altro mi sa che ho aperto il secondo, viva gli spoiler. Vabbè, comunque bella questa tavola, ragazzi, mio Dio, anche questo non vedo l'ora di leggerlo e di parlarvene. E l'ultimo, ma non per importanza, è Nina che disagio, la mia vita praticamente. Anche qui Ilaria Palleschi si trovava allo stand Bao e quindi io ne ho approfittato. Me lo sono fatta autografare. Io anche questa non vedo l'ora di leggerla, perché la particolarità di questa graphic novel, a parte appunto i disegni che sono qualcosa di spettacolare, è il volto della protagonista, che è molto molto espressiva e secondo me appunto vive il disagio totale. Quindi credo di potermi tranquillamente rivedere in questa protagonista, perché anche io vivo il disagio totale ogni giorno. Ultima cosa che vi voglio mostrare, che in realtà anche questa non ho comprato perché è stata un omaggio, è la spilla dei Lannister, anche se io sono una fedele Stark. Perché? Questo perché? Perché abbiamo fatto il percorso di Game of Thrones, se non lo sapevate, insomma, a Lucca c'era questo percorso del Trono di Spade, si entrava nella caverna e poi c'era praticamente il trono, il drago, il trono di Daenerys. Noi siamo capitate con una setta che ci ha fatto praticamente delle domande sulla serie TV, io ho fallito miseramente, Gabriella invece è stata bravissima. A fine percorso ci hanno dato appunto la spilla, purtroppo noi siamo praticamente uscite da lì che erano le 7, l'unica rimasta erano i Lannister e quindi meglio di niente. Tra l'altro i Lannister sono comunque una famiglia che io amo particolarmente, perché c'è Tyrion e perché Cersei, raga, pure se è cattivissima, pure se è un infame, è un personaggio fatto benissimo e io la stra adoro. Basti pensare alla scena di lei che beve il vino con l'alto fuoco, no, per non fare troppi spoiler, però cioè dai. Ad ogni modo, a Lucca in realtà, vedete, non ho comprato granché cose, volevo comunque mostrarvi tutto quello che ho ricevuto, la graphic novel, e volevo un po' parlarvi appunto dell'esperienza di Kingdom Hearts, perché qui sul canale io amo disagiare, amo raccontarvi di questi disagi che alimentano la mia vita. Ma perché non ho comprato granché? Perché in realtà volevo prendere un sacco di cose, ma non ho trovato una ciospa di niente, quindi niente, vabbè, il
le intenzioni c'erano, la buona volontà era lì. Termino il video sperando davvero che vi sia piaciuto e come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale qui sotto, di lasciarmi un pollice in su se il video vi è piaciuto, di attivare la campanellina che vi avverte dei miei video che vanno online e di commentare. Fatemi sapere se voi siete stati quest'anno a Lucca, se è stato il vostro primo anno oppure se siete dei veterani ormai, e magari se c'è qualcuno tra di voi che ha provato Kingdom Hearts 3, che magari scleriamo insieme. A parte questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Vi mando un bacio, ciao pumpkins!